Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Quest'oggi è il venerdì 12 di febbraio del 2021. Noi stiamo leggendo la parola del Signore, ma soprattutto in questa prima settimana del mese di febbraio abbiamo appena incominciato la lettura del libro di Esodo, il secondo libro della parola di Dio, il secondo libro della Torah, è il Pentateuco nella Bibbia ebraica, che sta parlando al nostro cuore. Mosè si è trovato ormai alcune volte davanti al Faraone insieme a suo fratello Aarone per intercedere per mezzo dell'autorità di Dio perché il popolo fosse liberato dall'Egitto. Ma ancora c'è tanto da succedere, tanti avvenimenti importanti. Quindi noi oggi, venerdì, leggeremo Esodo capitolo 8 e capitolo 9, sempre di Esodo. Quindi leggiamo la parola del Signore insieme. Dice così la parola del Signore, Esodo capitolo 8. Poi il Signore disse a Mosè, «Va dal Faraone e digli, così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io colpirò tutte le estensioni del tuo paese con flagello delle rane. Il fiume brulicherà di rane che saliranno ed entreranno nella tua casa, nella camera dove dormi, sul tuo letto, nelle case dei tuoi servitori e in mezzo al tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Le rane saliranno contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servitori. Il Signore disse a Mosè, di ad Aarone, estende la tua mano con il bastone sui fiumi, sui canali, sugli stagni e fa salire le rane sul paese d'Egitto. Allora Aarone stese la sua mano sulle acque d'Egitto e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. Ma i maghi fecero lo stesso con le loro arti occulte e fecero salire le rane sul paese d'Egitto. Allora il Faraone chiamò Mosè e Aarone disse loro, «Pregate il Signore perché allontani le rane da me e dal mio popolo». E io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici al Signore. Mosè disse al Faraone, fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie suppliche per te, per i tuoi servitori e per il tuo popolo che vengono sterminate le rane intorno a te e nelle tue case in modo che ne rimangano soltanto nel fiume. Egli rispose, per domani. E Mosè disse, sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non c'è nessuno pari al Signore che è il nostro Dio. Le rane si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi servitori e dal tuo popolo, e non ne rimarranno che nel fiume. Mosè e Aarone si allontanarono dal Faraone. Mosè implorò il Signore circa le rane che aveva inviate contro il Faraone. Il Signore fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Li radunarono a mucchi e il paese ne fu inquinato. Ma quando il Faraone vide che c'era un po' di respiro, si ostinò in cuor suo e non diede ascolto a Mosè ed a Aarone come il Signore aveva detto. Quindi il Signore disse a Mosè, «Di ad Aarone, estendi il tuo bastone, percolti la polvere della terra, ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto». Essi fecero così, Aarone stese il braccio con il suo bastone, percorse alla polvere della terra, e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. I maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare infierivano sugli uomini e sugli animali. Allora i maghi dissero al Faraone, questo è il dito di Dio. Ma il cuore del Faraone si indurì e non diede ascolto a Mosè e ad Aarone, come il Signore aveva detto. Poi il Signore disse a Mosè, alzati di buon mattino e prestati
presentati al faraone. Egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu gli dirai, così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Perché se non lasci andare il mio popolo, io manderò su di te, sui tuoi servitori, su tutto il tuo popolo, nelle tue case, le mosche velenose. Le case degli egiziani saranno piene di mosche velenose e sul suo suolo su cui stanno ne sarà coperto. Ma in quel giorno io risparmierò la terra di Goshen dove abita il mio popolo. Lì non ci saranno mosche affinché tu sappia che io il Signore sono in mezzo al paese. Io farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo miracolo. Il Signore fece così. Vennero grandi sciami di mosche velenose in casa del faraone, nelle case dei suoi servitori, in tutto il paese d'Egitto. La terra fu devastata dalle mosche velenose. Il faraone chiamò Mosè e Aarone e disse: andate, offrite sacrifici al vostro Dio nel paese. Ma Mosè rispose: non si può far così, perché offriremo al Signore, al nostro Dio, dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani. Ecco, se offrissimo sotto i loro occhi dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani, essi ci lapiderebbero. Andremo per 3 giornate di cammino nel deserto e offriremo sacrifici al Signore, nostro Dio, come Egli ci ordinerà. Allora il faraone disse: io vi lascerò andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto. Soltanto non andate troppo lontano, pregate per me. Mosè disse: ecco, io esco dalla tua presenza, pregherò il Signore. E domani le mosche si allontaneranno dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Però il faraone non si faccia più beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al Signore. Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore. Il Signore fece quello che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo e non ne restò neppure una. Ma anche questa volta il faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il suo popolo. Esodo capitolo 9. Allora il Signore disse a Mosè: va dal faraone e digli, cosa dice il Signore, il Dio degli ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, io lo trattiene e lo trattieni ancora, la mano del Signore sarà sul tuo bestiame che è nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui camelli, sui bue e sulle pecore, ci sarà una tremenda mortalità. Però il Signore farà distinzione tra il bestiame di Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele. Il Signore fissò un termine dicendo: domani il Signore farà questo nel paese. L'indomani il Signore lo fece e tutto il bestiame d'Egitto morì. Ma del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo. Il faraone mandò a vedere ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto. Ma il cuore del faraone rimase ostinato ed egli non lasciò andare il popolo. Il Signore disse a Mosè ed a Aarone: prendete delle manciate di fuliggine e di fornace e Mosè e la getti verso il cielo sotto gli occhi del faraone. Essa diventerà una polvere che coprirà tutto il paese d'Egitto e produrrà ulcere che si trasformeranno in pustole sulle persone e sugli animali e in tutto il paese d'Egitto. Essi presero dunque della fuliggine di fornace e si presentarono al faraone. Mosè la gettò verso il cielo ed essa produsse ulcere che si trasformarono in pustole sulle persone e sugli animali. I maghi non poterono presentarsi davanti a Mosè a causa delle ulcere, perché le ulcere erano sui maghi come su tutti gli egiziani. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non diede ascolto a Mosè ed a Aarone, come il Signore aveva detto a Mosè. Poi il Signore disse a Mosè:
alzati di buon mattino, presentati al faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori, sul tuo popolo, affinché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Perché se io avessi steso la mia mano e avessi percorso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato esterminato dalla terra. Invece io ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ci fu mai di simile in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Or dunque fa mettere al riparo il tuo bestiame e tutto quello che hai nei campi. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali che si troveranno nei campi e che non saranno stati raccolti in casa, ed essi moriranno. Tra i servitori del faraone, quelli che temettero la parola del Signore fecero rifugiare nelle case i loro servi e i loro bestiame. Ma quelli che non tennero conto della parola del Signore lasciarono i loro servi e i loro bestiame nei campi. Il Signore disse a Mosè: stende la tua mano verso il cielo e cada grandine su tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba dei campi nel paese d'Egitto. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine, e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine e il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine. La grandine fu così forte come non c'era mai stata di simile in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. La grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grandine. Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aaron e disse loro: questa volta io ho peccato. Il Signore è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore perché cessino queste grandi tuoni e la grandine. Io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti. Mosè gli disse: quando uscirò dalla città, tenderò le mani verso il Signore e i tuoni cesseranno e non ci sarà più la grandine, affinché tu sappia che la terra è del Signore. Ma quanto a te e ai tuoi servitori, io so che ancora non temerete Dio il Signore. Ora, il lino e l'orzo erano stati colpiti perché l'orzo era in spiga e il lino in fiore. Ma il grano e la spelta non furono colpiti perché tardivi. Mosè dunque, lasciato il faraone, uscì dalla città, tese la mano verso il Signore e i tuoni e la grandine cessarono e non cadde più pioggia sulla terra. Quando il faraone vide che la pioggia e la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare. Si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. Il cuore del faraone si indurì ed egli non lasciò andare i figli di Israele, come il Signore aveva detto per bocca di Mosè. Parola del Signore. Io ti aspetto per lunedì, se il Signore così vorrà, quando noi continueremo la lettura della parola di Dio. Lunedì noi leggeremo il capitolo 10 e il capitolo 10, 11 e 12. Non dimenticare, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno, su questo canale, leggiamo la Bibbia insieme. E dopo mezzogiorno tu lo puoi ascoltare o riascoltare quando e dove vuoi. Questo è un tempo di parola di Dio. Lascia la parola di Dio parlare al tuo cuore. Mandami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Avrò il piacere e la gioia di intercedere per la tua vita nel nome di Gesù al Signore Dio Padre attraverso la potenza dello Spirito Santo. Che Dio benedica la tua vita. Confida nel Signore perché Lui ha un proposito per te. Questo è il tempo di preghiera, leggiamo la Bibbia insieme. Dio ti benedica.